Ben ritrovati, Verdastri. Avete atteso anche troppo il mio ritorno e un buon ritorno, secondo me, deve portare delle novità. Quindi perché non partire istituendo un nuovo tipo di format? I film in cui compaiono insetti sono molti, come sapete, meno sono quelli in cui sono dei veri e propri protagonisti, direttamente o indirettamente. Quindi perché non partire con un film in cui gli insetti sono dei co-protagonisti? Poco co e più protagonisti, secondo me. Siamo di fronte a Ant-Man. Per la regia di Peyton Reed, che passa da Yes Man a Ant-Man, abbiamo l'ultima fatica targata Marvel e anche Disney ormai. Ora, dato che ormai tutti l'avrete visto, non mi dilungherò a parlare della trama, degli effetti speciali e di questo lato del film. Mi limiterò a dire che la differenza tra mondo rimpicciolito e mondo normale è stata resa nella maniera migliore possibile. Quindi avete capito che vi parlerò della parte entomologica del film. Non l'avreste mai detto, eh? Anche perché questa parte del film non è stata trattata da nessuno sul tubo ed è la parte che mi ha colpito di più. Deformazione culturale? Molto probabilmente sì. Un film Marvel che comincia a lanciare binomi lineani di insetti. Io non l'avrei mai immaginato, eppure è successo, e gli esiti del tutto non sono poi così male. Quattro specie di formiche sono citate e fanno parte del cast di questo film. Camponotus pensilvanicus, una formica carpentiere. Detta così perché nidifica all'interno di gallerie costruite dentro il legno. Stiamo parlando di Anthony, la cavalcatura di Ant-Man, che poi l'ho capita solo l'altro giorno, Ant-Tony. O a meglio dire Ant-Tonia, perché siamo di fronte a una regina alata, dato il testone di cui è dotata. E non potrebbe durare poi molto nello stadio alato, perché una volta fecondata, le ali vengono strappate e consumate dalla stessa per poter cominciare a deporre uova come se non ci fosse un domani. Solenopsis mandibularis, il cui binomio aggiornato è Solenopsis geminata. Una formica del fuoco perché è dotata di pungiglione e la sua puntura è molto simile al dolore provocato da un cerino sulla pelle. Le formiche del fuoco sono famose anche per il saper creare delle zattere agganciandosi una con l'altra. Quindi quello che fanno nel film potrebbe essere plausibile. Paratrechina longicornis, la formica pazza. E qui bisognerebbe aprire una parentesi. Per iniziare, queste formiche non hanno un'andatura rettilinea, ma continuano a cambiare direzione molto velocemente e per questo sono dette pazze. La longicornis, però, non è rinomata per amare le apparecchiature elettroniche e non è l'unica ad essere definita formica pazza. Un'altra formica pazza, Anoplolepis gracilis, detta anche formica pazza gialla, è molto più simile a quella presente nel film. È una specie infestante e sta causando grossi problemi in America, dove sta eliminando le formiche di fuoco autoctone. Inoltre sembra amare le apparecchiature elettroniche. Capita infatti che queste formiche vadano a mangiucchiare parti in tensione, che causano la loro morte. Morendo emettono dei feromoni che richiamano altre compagne. Queste compagne molto probabilmente faranno la stessa fine, causando così probabilmente dei cortocircuiti. Non so se considerare questo scambio di formica, magari a causa della traduzione o di altro, un errore del film. L'ultima formica citata è Paraponera clavata, detta anche formica proiettile. Questo perché è dotata di un pungiglione e il dolore provocato da esso è equiparabile a quello di un colpo di pistola. Il famoso Schmidt, che quest'anno ha vinto anche il premio Ig Nobel per la sua scala dei dolori provocati dagli insetti, l'ha testato proprio sulla sua pelle. Ogni giorno mi chiedo se è più un grande ricercatore o un idiota. Quindi le persone che vengono punte da questa formica nel film, invece di scacciarle con la mano, dovrebbero lanciarsi per terra rotolandosi dal dolore. Sia ben chiaro, non ho parlato della provenienza di queste formiche, che non sono tutte presenti negli Stati Uniti. Però, in fin dei conti, ritengo ci sia stata una accuratezza sopportabile. Non mi ha fatto storcere il naso. Film in definitiva molto bello. Gli darei come voto un 9. Entomologicamente parlando, magari mi fermerei a un 6, che è tantissimo per un film Marvel, secondo me. E con questo l'entorecensione è conclusa. Vi piace questo nome? Fatemelo sapere nei commenti e ovviamente proponetemi altri film con insetti, così continuerò con questo format. Noi comunque ci rivedremo al prossimo video.